Buongiorno, seduta della seconda commissione permanente della quinta circoscrizione del 31 agosto 2021. Si procede con l'appello, sono le ore 8:43. Di Gesù Simona è assente, Andrea Aiello, Presente. Iguccia Marco presente. Siamo presenti in due, Presidente. Presidente? Sì, Sì, pronto? dicevo, siamo presenti in due. Marco, il presente sei tu, non sono io. Ah, ok, mi sfuggiva questo dato, hai ragione. Ok, quindi io faccio sia il segretario che il presidente oggi. No, il segretario sono io. Ah, ok, vabbè. Allora, per favore, se gli uffici mettono sullo schermo la proposta di oggi, gentilmente. Proposta di oggi è questa di qua. Ok, quindi come da ordine del giorno passiamo alla trattazione della proposta. In questo momento non vedo più, eccola. Esposizione artisti emergenti, se se ne può dare lettura, gentilmente. Provo a dare lettura io per quello che vedo, ovviamente. Oggetto e posizioni emergenti. Premesso che, vabbè, questo qua vado avanti. Considerato che considerato che sono innumerevoli gli artisti nel territorio della quinta circoscrizione in cerca di ribalta, considerato che sono problemi che sono pochissimi minuti di confronto, di esibizione e posizione tra gli artisti. Ritenuto che i cantieri culturali della ZISA sarebbero la location ideale per eventi di questo tipo, si propone al Consiglio della Quinta Circoscrizione di adottare l'atto relativo a quanto in oggetto affinché gli uffici competenti possano realizzare tale evento. Afferma, dovrebbe essere la firma mia, infatti, afferma del sottoscritto. Ok, consigliere, lo so, magari ci dà un po' di Sì, consenso. proprio 3 secondi perché ritengo che sia una Sì. proposta molto. Io penso che oggi vedono molto, ma molto artisti di strada. Abbiamo l'esempio, su un esempio, chi c'è in questo momento, abbiamo notato un po' tutti sui social, mi ricordo come si chiama, che nella zona Auditore, ad esempio, sono stati fatti alcuni lavori di strada dipingendo alcune panchine di fermata dell'AMA, l'altro giorno hanno dipinto addirittura un materasso che era abbandonato tra i rifiuti. E devo dire che questo qua, che è la stessa persona, ma ripeto, non ricordo come si chiama. Ci sono tanti artisti di strada che secondo me davvero si potrebbe fare qualcosa di importante per tutti loro, qualcosa che possa dare un contributo alla città per renderla vivibile, migliore e anche molto accogliente. Si potrebbero fare, ad esempio, destinare alcune aree dove ci sono tipo, posso dire, alcune pareti, come già hanno fatto vicino al Parco Uditore, dove hanno fatto alcuni disegni, devo dire, anche molto, molto belli. Per cui secondo me si potrebbe davvero organizzare qualcosa con degli artisti di strada, della indicazione su alcuni muri per fare dei disegni davvero inerenti soprattutto alla via e al muro che si decide di fare per cercare di tenere ancora più in armonia, ma soprattutto dare la possibilità, vedendo tutto questo scempio che si vede oggi per strada, secondo me potrebbe essere un modo per ricordare la nostra Palermo con i colori in cui viviamo. E Sì. secondo me, oggi, per quello che si vede in giro sugli artisti di strada, si potrebbe fare anche un'ottima programmazione. Io su questo direi di, poi se il Presidente è d'accordo, giustamente, è la mia proposta, se il Presidente
questa proposta coinvolgendo tutto il consiglio di circoscrizione e facendo una programmazione con tutto il consiglio per alcune vie, per alcune aree e così via, per cercare un po' di coinvolgere un po' tutti e anche perché penso che ognuno di noi possa dare un contributo affinché questa proposta possa essere veramente finalizzata al nostro territorio della quinta circoscrizione. Assolutamente d'accordo con lei, consigliere Aiello. Intanto si potrebbe organizzare in prima battuta una selezione di questi acquisti, di questi artisti emergenti, in modo tale che dopo questa prima fase di selezione possiamo avere diciamo una visione completa degli artisti che abbiamo a disposizione. E poi sì, come avviene in grandi città europee, mi viene in mente Berlino, che è pieno di opere d'arte moderna e contemporanea. Anche Palermo stessa, diciamo che, come diceva lei, specie soprattutto nel centro storico, ormai è piena di affreschi, chiamiamoli così, che poi sono dei murales realizzati appunto da artisti più o meno giovani. Se ne trova qualcuno a Ballarò, se ne trova qualcuno in zona Cala, da poco vicino al tribunale, vicino al carcere, secondo me non a caso vicino a quel carcere proprio è stato anche raffigurato Falcone, Giovanni Falcone. Quindi ecco, avere delle opere contemporanee, di arte contemporanea sparse un po' per la città, che rappresentano proprio la storia della città, sicuramente renderebbe la città più bella agli occhi, ma gli darebbe anche un significato, ecco, storico, perché poi alla fine sono eventi che hanno segnato la storia di questa città, eventi come la vita, ecco, di Falcone e Borsellino hanno segnato la storia. E quindi sì, sicuramente sono favorevolissimo alla proposta. Quindi, come dicevo prima, si potrebbe organizzare una prima fase per la selezione di questi artisti, giusto per avere un attimino contezza di chi sono, avere proprio nome e cognome, e poi a quel punto, come diceva lei, coinvolgendo anche il consiglio, cercare di capire quali possano essere le strade piuttosto che le ville, piuttosto che gli edifici pubblici sui quali andare ad andare insomma a raffigurare un po' quello che si vuole. Quindi, se siete tutti d'accordo, poi consiglierei, se siete d'accordo, io passerei direttamente alla votazione della proposta, perché però è abbastanza chiara. Ok. Sì, da parte mia piena disponibilità. Sì. Se il segretario per favore mi mette in evidenza, lo facciamo per appello nominale, Sì, Presidente? per la nominale, sì. Grazie. Di Gesù, assente, Aiello, favorevole. Grazie. Favorevole. Sono due voti favorevoli, un assente, quindi la proposta è approvata. Va bene, consigliere Aiello, domani dovrebbe essere convocato. Intanto chiudo la seduta di oggi e Grazie, grazie ci Presidente. riaggiorniamo a domani. Va bene? Arrivederci, buona giornata.